L'idea è quella, nell'assoluta convinzione che al centro deve essere messa l'impresa, perché abbiamo in Sicilia un grosso problema di lavoro e il problema del lavoro si risolve appunto valorizzando l'impresa. E allora l'impresa deve essere messa nelle condizioni di poter lavorare nel modo migliore possibile. Quindi sicuramente semplificazione burocratica, sicuramente infrastrutture, che sono un altro tema molto importante, sicuramente strumenti a sostegno dell'innovazione e direi anche un'attenzione molto forte alla formazione, perché le aziende hanno bisogno di personale qualificato e personale ben formato. Il turismo è qualcosa che riguarda in realtà tutta quanta la Sicilia, certamente diciamo Messina in particolare, anche perché più che di turismo io parlo sempre di turismi, nel senso che diciamo insieme col turismo balneare poi c'è un turismo culturale che è fondamentale, c'è un turismo enogastronomico, insomma da questo punto di vista la Sicilia può dare moltissimo. Si è fatto molto, da questo devo dire che nel turismo si è cresciuti, anche se siamo ancora lontani dai numeri diciamo di altre regioni meno belle rispetto alla nostra. Bisogna soprattutto lavorare per allargare il tempo dell'anno nel quale diciamo si fa turismo. Bisogna destagionalizzare, incentivare appunto la presenza dei turisti nazionali e stranieri anche al di là dei canonici mesi di luglio ed agosto. E bisogna anche lavorare secondo me un po' sul costo dei biglietti aerei. Il concetto della continuità territoriale deve essere finalmente applicato, perché non è immaginabile che per andare a Roma, per venire da Roma, si debbano pagare 700 euro a biglietto. C'è molto da fare sicuramente, perché la crescita della Sicilia passa attraverso la crescita delle imprese, l'occupazione passa attraverso la crescita delle imprese, perché è cambiato il sistema, non si può pensare più né a un sistema pubblico che non può dare più occupazione, e quindi bisogna incentivare praticamente le imprese sane del nostro territorio, che pur sono tante, abbiamo avuto un esempio oggi. Bisogna anche cercare di pensare a una fiscalità di vantaggio, ma anche a delle zone franche che possono rilanciare praticamente l'economia in Sicilia. Attraverso questo si può ottenere anche il rilancio occupazionale della Sicilia.